Il problema è quel ponte che attraversa l'abisso tra l'opinione pubblica e la politica pubblica, in altre parole il governo. È quello che non ha funzionato, quel ponte è andato in rovina. Tra gli anni 60 e 70, repubblicani e democratici si sono uniti per approvare le più importanti leggi in materia di ambiente dell'epoca. La legge nazionale per la politica ambientale, la legge per l'aria pulita, la legge per l'acqua pulita e la legge per le specie a rischio. Ora le cose sono cambiate. Una delle cause, come tutti sanno, è che ci sono troppi soldi nel sistema politico. Globale moderno. La crescita continua ad essere l'obiettivo di multinazionali e governi che esauriscono l'ambiente per il profitto. Ma che dire di noi in quanto individui, in quanto consumatori? In che misura stiamo contribuendo alla distruzione della biosfera? Il problema non è la tecnologia. Il problema non è il biossido di carbonio. Il problema non è il riscaldamento globale. Il problema non sono i rifiuti. Questi sono sintomi del problema. Il problema è la nostra mentalità. Il problema è fondamentalmente culturale. Il germe di questa malattia è radicato nella nostra cultura. Noi siamo il prodotto di 500 miliardi di dollari di pubblicità l'anno. Nell'arco di tempo in cui un bambino cresce e va a scuola o arriva al college, di sicuro avrà visto migliaia di ore di televisione. Nella media, più di 4 ore al giorno. Siamo diventati non solo consumatori, ma estremamente ignoranti di quello che è il nostro contesto sulla Terra. Gli americani passano le giornate a guadagnare e a spendere. È lì che va la maggior parte del tempo. L'americano medio fa acquisti 5 volte la settimana. Di giorno la maggior parte del tempo la trascorriamo cercando di guadagnare per poter poi fare acquisti. E sta diventando sempre più sfiancante cercare di stare al passo con l'economia globale, cercare di avere quello che hanno gli altri. Quindi mentre tutto diventa più grande, la vasca da bagno, la nostra casa, le nostre macchine, il girovita, non abbiamo più tempo per le cose che ci importano veramente. Quasi anestetizzati dal nostro stesso benessere, dimentichiamo come viva e che aspetto abbia la maggior parte del mondo. Il punto in cui siamo ora come civiltà è il consumismo, come ideologia dominante, direi la democrazia del consumatore. Democrazia del consumatore nel senso che ogni regime, sia quello cinese che quello americano, deve dare alla gente quello che vuole e quando lo vuole, cioè subito, e la gente vuole beni di consumo. Una volta che le comodità diventano simboli culturali, che si tratti di un cellulare nella Cina rurale o di una Lamborghini a Malibu, non esiste più limite. È necessario cambiare l'oggetto del desiderio per risolvere il problema alla radice. La gente crede nella libertà di scelta, ma molti la interpretano in chiave consumistica. Non si salva il pianeta dicendo alle persone che fanno la scelta sbagliata. Non funzionerebbe. Bisogna cambiare l'idea che sta alla base dell'espansione illimitata. Passare dal concetto di avere a quello di benessere. È un cambiamento culturale. In quanto esseri umani, abbiamo sempre avuto desideri materiali. Gli oggetti fanno parte del nostro modo di definire chi siamo, quindi non è il consumo ad essere negativo. È che la cosa ci è sfuggita di mano. I media rappresentano lo strumento con cui la conoscenza viene oggi trasmessa alla società. Non impariamo più dalla Terra, non siamo più in contatto con la nostra fonte di sopravvivenza, almeno per quanto riguarda la società industriale occidentale. Non coltiviamo, non ci curiamo del nostro nutrimento, non impariamo più dall'esperienza diretta e non facciamo più della famiglia la base delle nostre scelte. Praticamente siamo come gli astronauti nello spazio. Galleggiamo in un mondo metallico artificiale, sconnessi dalla realtà e dalle risorse della Terra. E dipendiamo da informazioni che ci vengono mandate da molto, molto lontano.
Dalla mattina alla sera siamo psicologicamente inebetiti dal rumore, dalla musica ad alto volume o dalle luci di notte. Quindi non vediamo più la bellezza. E se perdiamo il senso della bellezza del mondo, poi cerchiamo dei surrogati. Eric Hoffer ha scritto: non ne hai mai abbastanza di quello che non vuoi veramente. Quindi corriamo in giro costantemente bisognosi, proviamo un senso di perdita, ma non sappiamo che cosa sia quello che abbiamo perso. E quello che abbiamo perso è la bellezza del mondo. E compensiamo cercando di conquistare il mondo, di possedere il mondo e di appropriarcene.